Il tutto il territorio. Importante, significativo, oggi ancora una volta è la dimostrazione di come il ruolo sociale e culturale che ha l'Istituto di Custodia Attenuata di Eboli incide nella società e nella cultura anche ebolitana e della provincia. Questa mattina presentiamo un bellissimo documentario sul Avanti e Dopo Cristo da parte della Casa del Cinema di Eleonora Raimondo, che ha fatto un'opera bellissima, devo dire entusiasmante dal punto di vista della promozione culturale e turistica della nostra città, ma molto profondo e anche, secondo me, studiata molto bene, anche nei minimi dettagli, sulla storia della città di Eboli. E questo fa capire il ruolo, secondo me, importante che ha la città nel panorama provinciale, un punto di riferimento nella promozione storica, artistica e culturale. E la cosa bella è che, appunto, come giustamente veniva sottolineato, è l'aver coinvolto i ragazzi dell'ICAT quali attori, aver avviato le riprese in opere importanti, in strutture importanti e storiche della città di Eboli, coinvolgendo il MOA, che è il Museo dello Sbarco, dove qui questa mattina ci sarà anche il Presidente. Credo che si è creata una bellissima sinergia che non ha altro che lo scopo di promuovere la nostra bella città. Ecco, laddove non ci sono i fondi per quanto riguarda la cultura, servono delle idee forti. Sono convinto che i fondi ci sono e che non sono ben utilizzati da chi dovrebbe utilizzarli, non si individuano i canali giusti, perché i canali giusti non sono le conoscenze politiche, i canali giusti sono i progetti giusti, i progetti fatti per bene, i progetti di qualità che valorizzano il tuo territorio e che lo valorizzano puntando in modo particolare davvero a quello che può diventare la promozione reale di quello che abbiamo e non invece inventarsi delle cose inutili. Una capacità, una possibilità di poter realizzare qualcosa di incredibile partendo dal nome di Carlo Levo, partendo da Matteo Ripa, partendo dalle tante chiese che abbiamo nel centro storico, da Castello Colonna, da due musei, cioè abbiamo qualcosa di incredibile che credo che poche città hanno al mondo. Raccontate questo Avanti e Dopo Cristo. Diciamo che è un lavoro di ricerca serio che è costata fatica, però è una mia elaborazione artistica e storica su tutta la storia di Eboli che è oltre 2 milioni d'anni, insomma, dal paleolitico ad oggi. Cosa viene fuori in particolare? L'amore che ho per la mia terra e che dovrebbe avere un po' tutti e che è un po' la base e il filone che spinge noi giovani a credere ancora in qualcosa dal momento in cui è tutto difficile. Poi facendo produzioni ancora più difficile. Impegnati ragazzi dell'ICAT in iniziative sempre più di grossa valenza, di grosso spessore. Sì, assolutamente sì, noi crediamo fermamente nel fatto che la cultura è un fortissimo strumento di riscatto e quindi in questo caso noi attuiamo ed applichiamo concretamente quello che è stabilito dall'articolo 27 della Costituzione, che dice chiaramente che la pena deve tendere al recupero del condannato proprio perché si dia al tempo della pena un senso, e il senso che noi diamo alla pena è appunto quello del riscatto, e ciò è importante soprattutto in tempi come questi, in tempi di crisi in cui tutti gli altri strumenti praticamente di recupero sono sostanzialmente azzerati, almeno la cultura rimane l'unico strumento effettivamente di concreto ed effettivo recupero.